Buonasera cari telespettatori e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Focus Sanità. Come sapete ormai noi ci occupiamo di diversi ambiti della sanità, cercando anche di indagare quelle che sono le problematiche più comuni, a volte anche dimenticate dall'era Covid. Questa sera in particolar modo tenteremo di affrontare un settore, quello dell'ematologia, che è stato purtroppo accantonato nell'ultimo periodo proprio perché l'era Covid, insomma, ha spazzato via tutte quelle che erano le patologie preesistenti. Come ben sapete, insomma, il settore ematologico e quindi le malattie del sangue sottopongono i pazienti che ne soffrono ad un rischio maggiore, tant'è vero che si parla di una mortalità del circa del più 5% rispetto invece a pazienti con patologie diverse. Sicuramente nell'ultimo periodo, insomma, il settore ematologico è riuscito anche a dare una vita diversa a questi pazienti, permettendo loro di vivere normalmente. Questa sera però con noi ci sarà il dottor Ferdinando Frigeri, direttore dell'unità operativa complessa di ematologia ad indirizzo oncologico presso la ORN Sant'Anna e San Sebastiano. Buonasera, dottore, e benvenuto. Buonasera a tutti. Innanzitutto mi presento, io sono il dottore Frigeri, il responsabile dell'unità operativa complessa di ematologia a indirizzo oncologico dell'azienda di rilevanza nazionale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Sono il direttore di questa unità operativa dall'ottobre 2017, quindi diciamo abbastanza da poco tempo. E grazie, devo dire, al grosso impegno che hanno speso per l'ematologia sia il precedente direttore generale, il dottore Ferrante, sia l'attuale, il dottore Gubitosa, l'ematologia sta crescendo considerevolmente e soprattutto c'è stato un netto miglioramento di quelle che sono anche la logistica del reparto con delle stanze veramente confortevoli, la possibilità di poter, abbiamo migliorato la possibilità diagnostica, di poter fare test che prima non venivano fatti e con un progetto finale che è condiviso con i vertici strategici dell'azienda, che è quello di portare a Caserta a quantomeno il trapianto autologo di midollo che possa che oramai è una disciplina indispensabile in ambito ematologico e che possa quindi completare in maniera definitiva il percorso di cura in determinate malattie. Da un punto di vista generale, la unità operativa complessa di ematologia si occupa di tutte le malattie oncologiche che interessano le cellule del sangue, quindi si occupa delle leucemie sia acute che croniche, dei linfomi, che è la patologia oncologica più frequente dell'adulto come patologia ematologica, dei mielomi, delle sindromi mielodisplastiche. E mielomeno già l'ho detto, scusi. E da questo punto di vista abbiamo la possibilità di poter effettuare una diagnosi completa grazie anche al supporto e al contributo dell'unità operativa di radiologia con il contributo dei colleghi che si occupano della citofluorimetria e mediante delle convenzioni con centri di riferimento regionale per quanto riguarda la genetica molecolare che è sempre più indispensabile nelle malattie ematologiche, la diagnosi delle malattie ematologiche. Dottore, se lei è d'accordo, inizierei con una domanda di carattere generale. In particolar modo, può darmi una definizione dei linfomi? Cosa sono, ma soprattutto come si manifestano? Ok, il linfoma è, come dicevo prima, è la neoplasia ematologica più frequente e oggi non possiamo parlare di linfoma al singolare, perché il linfoma è un gruppo di patologie che è estremamente eterogeneo, con alcune neoplasie a una crescita estremamente rapida, altre invece con una crescita molto più indolente, quindi molto più lenta.
Il linfoma è una neoplasia che è caratterizzata dalla trasformazione di una cellula che normalmente noi vediamo nel sangue periferico, che è il linfocita, che è quella cellula che è deputata alla produzione degli anticorpi e quindi a difenderci, diciamo, banalmente, deputata alla produzione di anticorpi, a difenderci da virus e batteri che ci circondano nell'ambiente circostante. Quando c'è la trasformazione neoplastica, queste cellule perdono le loro funzioni specifiche del sistema immunitario e di fatto è come se pensassero solamente a crescere. Noi possiamo avere la trasformazione con due meccanismi differenti. Generalizzando un discorso ovviamente molto più complesso, due meccanismi differenti. Un primo meccanismo che coinvolge quelli che sono i geni deputati proprio alla crescita cellulare e quindi queste cellule acquisiscono una velocità di crescita notevolmente più alta rispetto alle cellule normali per effetto di questo tipo di alterazione e questo è caratteristico ed è tipico dei linfomi aggressivi. Al contrario, possiamo anche avere invece un'alterazione che caratterizza il blocco di quello che è l'invecchiamento e la morte programmata che tutte le cellule del nostro organismo ovviamente vanno incontro quando hanno espletato la loro funzione e questo blocco della morte programmata in pratica immortalizza le cellule. Nell'organismo abbiamo un accumulo di queste cellule ma senza una reale vantaggio di crescita e questo è tipico dei linfomi indolenti che quindi tendono a manifestarsi con delle problematiche cliniche molto molto più indolenti rispetto ai linfomi aggressivi. Generalmente i linfomi noi li possiamo dividere essenzialmente in due grosse categorie, il linfoma di Hodgkin e i linfomi non Hodgkin. Per Hodgkin ovviamente è il cognome di un illustre ematologo inglese del 1800, Sir Thomas Hodgkin, che per primo ha descritto una patologia di tipo linfomatoso e quindi tutte le forme uguali a quella individuata nel 1832 da Sir Thomas Hodgkin vengono nominate tuttora come linfomi di Hodgkin. Le altre forme di neoplasie ematologiche che interessano il sistema linfatico vengono chiamate poi come linfomi non Hodgkin. Come si manifestano? Interessando il sistema linfatico, si manifestano con un ingrossamento di quelli che sono gli organi linfatici, primo fra tutti i linfonodi, quindi il paziente può presentare un ingrossamento nodulare ai lati del collo, sotto le ascelle, al di sopra della clavicola, all'inguine, di quelli che sono i linfonodi. Che tipicamente non sono dolenti, quando il linfonodo fa male, in genere è un linfonodo infiammatorio, non è un linfonodo, il linfonodo neoplastico, in genere è totalmente indolente, a meno che non raggiunge dimensioni talmente grandi che comincia ovviamente a creare delle compressioni sugli organi vicini. E a fianco a questo ingrossamento dei linfonodi ci può essere anche un interessamento e un coinvolgimento di quelli che sono gli organi linfoidi secondari, come la milza o l'interessamento del fegato, che possono essere ingrossati, e un coinvolgimento anche, per esempio, del midollo osseo con tutto quello che ne consegue, l'anemia, la caduta delle piastrine, la riduzione dei globuli bianchi, perché le cellule linfatiche che ricordo vivono nel sangue, quindi vanno dovunque, possono colonizzare anche invadere completamente il midollo osseo. Questa è la manifestazione principale dei linfomi. Con quale tipo di diagnosi si arriva a definire che le cellule sono state effettivamente colpite in questo senso da linfomi? Sì, tranne nei rari casi in cui la neoplasia è cosiddetta leucemizzata, cioè ha invecchiato
invaso il sangue periferico e quindi basterebbe teoricamente soltanto un prelievo di sangue per poter identificare le cellule alterate. Nella stragrande maggioranza dei casi di un sospetto di linfoma, la diagnosi è una diagnosi istologica. L'ago aspirato, ci tengo a ribadire, è una procedura da sola non conclusiva, in quanto noi non solo dobbiamo identificare le cellule alterate, ma soprattutto dobbiamo anche identificare il cosiddetto pattern di crescita, perché i linfomi possono crescere o in forma nodulare, quindi con coinvolgimento o formazione di noduli all'interno dei linfonodi, oppure con una crescita diffusa, e il tipo di crescita identifica delle varianti differenti di linfoma e quindi è estremamente importante avere un pezzo istologico. L'istologia è solo ovviamente il primo passo che la si può arrivare, la si può ottenere con un intervento tradizionale di asportazione di un linfonodo o anche oggi con procedure di prelievi microistologici mediante degli aghi particolari, così come avviene anche per esempio nel carcinoma della mammella con un ago TruCut che prende un pezzo del tessuto, un cilindretto di tessuto all'interno del linfonodo e consente all'anatomopatologo di fare la diagnosi. Ovviamente, come dicevo prima, essendo molti i sottotipi di linfoma, avere a disposizione quanto più materiale possibile ci consente di poter ottenere una diagnosi di precisione maggiore, e soprattutto perché oggi la diagnosi sul pezzo istologico viene fatta non solo al microscopio, come tradizionalmente per tutti i tipi di tumore, ma anche mediante l'ausilio di tecniche diciamo oggi diventate routinarie, come l'utilizzo di anticorpi monoclonali per identificare il tipo di cellula a che livello e si è arrestata nella sua processo di differenziazione, o anche indagini genetiche vere e proprie, perché oggi noi di molti sottotipi di linfoma conosciamo qual è l'alterazione che ha dato il via al processo di trasformazione neoplastica. Ovviamente per poter fare tutte queste indagini abbiamo bisogno di materiale da cui poter ricavare questo tipo di informazioni. Quindi, dottore, una volta effettuata questa tipologia di analisi, si ha l'effettiva diagnosi, diciamo, ma quali sono i passaggi successivi per poter identificare l'estensione, ma anche la localizzazione dei linfomi? Perfetto, così come dico in genere a tutti i miei pazienti e ai familiari, diciamo con l'esame istologico noi mettiamo, e con l'uso di queste tecniche molecolari e tutto, mettiamo un nome e cognome, diciamo questo è il linfoma non Hodgkin, sottotipo diffuso a grandi cellule, bla bla bla. Ma a quel punto dobbiamo capire però quanta malattia ci sta nell'organismo, perché è il punto più importante, perché oggi che abbiamo a disposizione trattamenti estremamente efficaci, si è molto attenti anche a quello che sono gli effetti collaterali di questi trattamenti, per cui cercare di evitare il più possibile quello che può essere, come diciamo noi in medicina, un overtreatment, cioè di trattare eccessivamente il paziente. Quindi oggi il trattamento viene quasi ricucito sui singoli pazienti, quindi la quantità di terapia che viene fatta è in base alla quantità di malattia. Questo che cosa significa? Significa che noi dobbiamo andare a studiare tutto il corpo e capire se ci sono delle sedi particolari a rischio, come il sistema nervoso centrale che è coinvolto, che ci impone di dover utilizzare alcuni farmaci, ma soprattutto vedere quanta malattia ci abbiamo. Noi siamo abituati a stadiare il linfoma, per stadiazione intendiamo, che varia da 1 a 4 come possibilità, per stadiazione intendiamo la identificazione di tutte le sedi di malattia, se queste sono solo da un lato del diaframma, quel muscolo che divide a metà il corpo umano, cioè la parte superiore è costituita dal torace, il collo, la testa, e la parte inferiore è costituita dall'addome e gli arti inferiori. E grazie a questa suddivisione
visione anatomica, noi abbiamo la possibilità di stadiare il linfoma in quattro stadi e chiaramente il primo stadio è quello di malattia localizzata, che può richiedere poca chemioterapia e un consolidamento di radioterapia localizzato. Quello più avanzato, il quarto stadio, che è un coinvolgimento eventualmente anche di organi non linfatici, richiede una maggiore quantità di chemioterapia. Quando si è capito che la quantità di terapia è importante al fine di ottenere la risposta migliore al trattamento in base appunto alla quantità di malattia che ci sta, di fatto quelle che erano le differenze in cui i linfomi negli stadi iniziali andavano bene e quelli negli stadi avanzati andavano male, queste differenze si sono abbastanza appiattite, perché in realtà abbiamo fatto la scoperta dell'acqua calda, cioè se c'è più malattia dobbiamo fare più terapia, se c'è meno malattia possiamo salvaguardare l'organismo e fare meno terapia e una terapia più localizzata. Dottore, davanti ai miei occhi ho una doppia immagine, quella di molte persone che definiscono i linfomi come malattia genetica, dall'altra invece è quella di persone che si riferiscono ai linfomi come effetti della terra dei fuochi, dunque relativa a tutto ciò che respiriamo e quindi a cause esterne. Ma in realtà la verità dov'è? Questi linfomi sono delle malattie genetiche o sono scatenati da cause esterne? La risposta è entrambe le cause. Mi spiego meglio. Tutti i tumori sono dovuti ad alterazione di qualche gene, che provoca una disregolazione delle funzioni della cellula che è diventata tumorale. Come dicevamo, con un vantaggio di crescita, con la cellula che diventa immortale. Queste alterazioni genetiche, e ci tengo subito a precisare che non sono ereditarie, quindi come diciamo noi in gergo non c'è una trasmissione verticale da padre in figlio, madre in figlio e tutto, perché coinvolgono il tessuto che ha avuto la trasformazione, quindi nel caso specifico dei linfomi, le cellule linfatiche, i linfociti, e quindi non le cellule germinali che poi generano la riproduzione della specie. Tutti sono di origine genetica, ma la probabilità che avvenga l'alterazione aumenta esponenzialmente con l'esposizione a fattori di rischio, che sono i fattori di rischio ambientali. È ben noto a tutti quanti che il fumatore ha circa 30 volte il rischio del soggetto non fumatore di sviluppare il tumore del polmone, o chi segue una dieta sbilanciata o ha per esempio una poliposi diffusa del colon ha un rischio di sviluppare un carcinoma del colon retto in maniera più elevata rispetto a chi non ha questo tipo di problema. Stesso dicasi per i linfomi, così come tutti gli altri tumori. Chiaramente, se viviamo in un ambiente che ha un elevato carico di sostanze velenose, intendendo quelle sostanze sia chimiche che sono in grado di provocare queste alterazioni a livello del DNA, quindi del nostro alterazioni genetiche, sia sostanze radioattive che sono quelle che più facilmente possono indurre questo tipo di alterazione, è ovvio che l'incidenza aumenta. E d'altronde anche qui scopriamo l'acqua calda, perché di fatto se noi andiamo a esaminare l'incidenza dei tumori e dei linfomi in particolare, che sono i tumori più facilmente provocati dalle radiazioni, vediamo che l'incidenza di questi tumori è notevolmente più elevata in paesi come il Giappone, che hanno subito l'olocausto nucleare, così o con nelle vicinanze di incidenti nucleari, non ultimo Chernobyl che c'è stato, in cui c'è stata un'impennata di quelle che sono questo tipo di manifestazioni. Quindi non si può scindere
le due problematiche, perché l'ambiente circostante, laddove è presente e inquinato, sicuramente provoca alterazioni genetiche più frequentemente che possono provocare i tumori. Questo non vuol dire che però la terra dei fuochi sicuramente è una terra in cui c'è un incremento sensibilmente più alto di tumori. Non ci sono dei dati conclusivi in merito, questo è bene che lo diciamo subito, nel senso che laddove c'è un'elevata radiazione ambientale sicuramente c'è un incremento dei tumori, ma non in senso generale. E se andiamo a vedere i registri dei tumori non c'è una così significativa maggiore percentuale di questo tipo di tumori rispetto a altre zone d'Italia. Quindi Che ruolo gioca l'età in questo ambito? Cioè, l'età può essere un fattore che velocizza lo sviluppo della malattia? la velocità no, l'età poi con l'aumentare dell'età abbiamo un maggior rischio che durante la divisione cellulare abbiamo degli errori che sono in genere dovuti al caso, perché l'organismo invecchia e invecchia perché invecchiano tutte le cellule, quindi le cellule subiscono delle alterazioni che all'interno delle stesse ci sono dei meccanismi che tendono a riparare, però chiaramente più andiamo avanti con l'età, più abbiamo accumulato delle alterazioni che possono dare origine al tumore. Io non voglio spaventare nessuno, ma in realtà noi dobbiamo considerare che in un calcolo puramente statistico, ma molto vicino a quello che è la realtà, ognuno di noi produce all'incirca tra le 2 e le 300.000 cellule neoplastiche al giorno. Quindi, se si sviluppa o meno un tumore è dovuto essenzialmente da una bilancia, da quelli che sono il numero di cellule prodotte e da quella che è la capacità del nostro sistema immunitario per distruggere le cellule sbagliate che vengono prodotte. Quando la bilancia pende a favore del numero di cellule prodotte, il rischio che sviluppiamo un tumore è maggiore perché chiaramente il nostro sistema immunitario non è in grado di distruggere tutte quelle cellule in più che vengono prodotte all'interno. E da qui torniamo al discorso ambientale. Se c'è una pressione ambientale negativa, perché viviamo in un ambiente ricco di radiazioni che favorisce gli errori nelle cellule, le cellule che noi produciamo al giorno saranno di più di 300.000, e quindi è più facile, più probabile che sviluppiamo un tumore. E questo è lo stesso il fattore età. Perché il fattore età, il meccanismo di riparazione all'interno delle cellule è alterato e quindi tende a essere alterato e quindi o quantomeno meno efficace del soggetto giovane e quindi c'è una maggiore. Per quanto riguarda la velocità di crescita, questa è una vecchia storia, nel senso che non è che nella persona anziana il tumore cresce più rapidamente, meno rapidamente che nel soggetto giovane. È un altro tipo di tumore, nel senso che, come le dicevo, oggi noi conosciamo circa 50 sottotipi differenti di linfoma, quindi nell'anziano sono maggiormente concentrati i linfomi più indolenti per certi versi, e quindi che crescono un po' più lentamente. Ma se noi prendiamo lo stesso sottotipo di linfoma, la velocità di crescita è la stessa nel giovane e nell'anziano. Mi sono Spero di aver credenze. risposto alla sua domanda. Sì, per questo lo domandavo, perché sono effettivamente delle credenze abbastanza comuni. Assolutamente. Abbiamo insomma uno degli ultimi riferimenti che lei stesso ha fatto riguarda diversi sottotipi di linfomi e quindi le malattie che sono state, che vengono portate alla luce. Ma quali sono gli effettivi progressi che ci sono stati nelle cure e quindi nei trattamenti proprio grazie alla ricerca? Notevolissimi, perché come dicevo, dopo che è stato clonato l'intero genoma umano, oggi abbiamo ben chiari molti di quelli che sono le alterazioni, quelli che sono i meccanismi che sono alterati all'interno dei vari sottotipi di linfoma. E questo ovviamente ha consentito all'industria farmaceutica di poter produrre dei farmaci che chiamiamo target-based, cioè nel senso dei farmaci che vanno a colpire in maniera estremamente selettiva
quelle che sono le cellule che hanno un determinato difetto, quindi le cellule cancerose rispetto alle cellule non neoplastiche. Ora, chiaramente, questo avere a disposizione farmaci estremamente mirati, da un lato ha ridotto gli effetti collaterali, perché la terapia agisce soltanto sulle cellule tumorali, e dall'altro ha migliorato notevolmente l'efficacia di questo. È chiaro che però l'altra faccia della medaglia che dobbiamo sempre, per questo ritorno sulla importanza di una diagnosi accurata, l'altra faccia della medaglia dobbiamo sempre ricordare che i meccanismi target-based, l'utilizzo di questi farmaci estremamente promettenti, è ottimale quando il difetto ci sta, perché funziona con un meccanismo chiave-serratura. E quindi, tecnicamente, se non c'è il difetto contro cui noi utilizziamo un farmaco target-based, quel farmaco è del tutto inefficace. Quindi corriamo il rischio non solo di sprecare risorse economiche nella sanità perché utilizziamo dei farmaci che sono costosi, ma soprattutto di non fare nessun beneficio al paziente perché gli facciamo una terapia che non è efficace. Per cui l'importanza della diagnosi è il primo passo fondamentale da cui viene tutto. Quanto più i farmaci sono selettivi, tanto più sono efficaci, ma se c'è il bersaglio, se non c'è il bersaglio non funziona. Uno dei casi di maggiore successo nella ricerca sulle malattie del sangue è rappresentato dal trattamento della leucemia mieloide cronica. Chiedo scusa, stavo andando via la voce. Dove vengono ovviamente ottenute le maggiori percentuali elevate di sopravvivenza per questi pazienti. A suo parere, quali sono le evidenze più aggiornate a riguardo? Allora, la leucemia mieloide cronica è il capostipite delle malattie non solo ematologiche che hanno avuto un radicale cambiamento nella prognosi, quindi di come andavano queste malattie, con l'utilizzo di farmaci target-based. Perché il primo farmaco target-based è stato un inibitore delle tirosine chinasi, che si chiamava imatinib, oggi esiste ancora in commercio, ma ne sono usciti di varie altre generazioni successive, questo farmaco che andava a agire in maniera estremamente mirata su quello che è il difetto che causa la malattia, cioè di una traslocazione genetica che provocava una formazione di un gene nuovo che non è presente nel nostro patrimonio genetico della specie umana, che è un gene di fusione tra due geni differenti che si trovavano su due cromosomi differenti. Quindi, identificato il difetto e messo a punto una molecola, che tra l'altro in compresse per via orale, noi abbiamo trasformato completamente quello che è la cura, intesa sia come efficacia della cura stessa, sia come facilità della cura stessa. Perché sono sufficientemente vecchio da ricordare l'epoca pre-imatinib, in cui già facevo ovviamente l'ematologo, l'epoca pre-imatinib in cui il paziente andava incontro al trapianto allogenico, cioè un trapianto da donatore, per tentare di guarirlo dalla leucemia mieloide, con tutte le problematiche che un trapianto allogenico dà. A parte la morte peritrapiantologica legata alla procedura stessa, che soprattutto 30 anni fa era ovviamente differente rispetto a quella di ora, ma anche alle cosiddette complicanze a lungo termine del trapianto, che sono le cosiddette reazioni di trapianto contro ospite, perché quando facciamo un trapianto di midollo noi abbiamo un rigetto al contrario, in quanto noi trapiantiamo il sistema immunitario, quindi una reazione di trapianto contro ospite cronica che rendeva molto spesso la vita un inferno al paziente, perché poteva coinvolgere il tubo gastroenterico, la cute e un po' tutti quanti gli organi che venivano, il fegato, tutti gli organi che erano coinvolti. In questo caso c'è stata poi invece la banalizzazione, come dico io, forse sbagliando, dico io, della terapia, perché quando abbiamo scoperto che l'imatinib era capace di bloccare questo gene di fusione che si viene a creare,
Di fatto abbiamo portato i pazienti a ottenere lunghissime sopravvivenze. Quando parlo di lunghissime sopravvivenze, parliamo di oltre 20 anni e a tutt'oggi vanno notevolmente, sono in vita i pazienti che hanno cominciato la terapia, in una percentuale altissima di pazienti con un trattamento per via orale, prendendo due compresse al giorno, abbiamo la possibilità di poter guarire o quantomeno tenere sotto controllo la leucemia mieloide cronica. Perché è più corretto dire curare che non guarire, che sono due concetti un po' differenti, guarire quando eradichiamo la malattia. In questo caso la teniamo sotto controllo. Oltre a questo, ci sono altre sfide che vi siete posti per migliorare queste tipologie di trattamenti? Assolutamente sì, perché con le nuove generazioni degli inibitori delle tirosine chinasi che sono venuti fuori, oggi c'è oggettivamente il miraggio di interrompere il trattamento, cioè trasformare il paziente curato in un paziente guarito. Ci sono in corso dei protocolli nazionali e internazionali che stanno saggiando esattamente l'interruzione del trattamento nei soggetti che hanno avuto una negativizzazione a livello molecolare di quelle che la percentuale, il numero di cellule patologiche presenti. E questo, torniamo di nuovo sull'importanza della ricerca e l'importanza della diagnostica cosiddetta raffinata, perché oggi noi siamo in grado con le metodiche di amplificazione genica di identificare fino a 10 alla meno 6, cioè quindi una cellula su 1 milione nel prelievo che noi andiamo a fare. E i soggetti che sono negativi da questo punto di vista molecolare, cioè che hanno un controllo molecolare, quindi hanno un residuo di malattia inferiore di una cellula su 1 milione e rimangono stabilmente negativi per almeno 2 anni, noi siamo autorizzati a interrompere il trattamento e i dati preliminari, perché le ripeto, è uno studio in corso a livello nazionale e internazionale, i dati preliminari indicano che una buona metà di questi pazienti non ricadono, quindi li possiamo considerare guariti. Quelli che ricadono, il dato ovviamente ottimale è che quelli che ricadono rispondono un'altra volta al trattamento, quindi non c'è il rischio di dire noi lanciamo una moneta in aria, se io faccio parte di quelli fortunati che non ricado o sono guarito, se no in alternativa mi ritorna la malattia. Quindi siamo autorizzati a fare queste interruzioni. Una domanda volevo porle. Fin dall'inizio dell'intervista, insomma, abbiamo parlato di quanto fare una diagnosi giusta sia l'inizio dell'intero processo. Il tempo, quanto conta nel trattamento e quindi nella cura? Molto, perché noi parliamo di malattie che hanno una velocità e una rapidità di crescita generalmente molto elevata. Quindi, quando noi abbiamo una perdita cosiddetta di tempo legata o a una cattiva interpretazione dei primi sintomi o alla indisponibilità di poter accedere a quelli che sono dei presidi diagnostici e via di seguito, noi corriamo il rischio che il paziente arriva con una malattia molto avanzata. Ed è vero che i farmaci e le terapie funzionano a qualsiasi stadio di malattia. Però se l'organismo è compromesso, noi talvolta può capitare che non possiamo utilizzare la migliore terapia proponibile. Mi spiego meglio, se il paziente arriva che ha una compromissione epatica molto elevata, che non, o una compromissione renale, o che non ci consente di poter utilizzare al meglio i farmaci, questo può diventare un problema, chiaramente. Un problema che lo paghiamo come scotto sulle probabilità di guarigione che il paziente può manifestare. Quindi il tempo conta tantissimo. I tumori ematologici sono i tumori che crescono più rapidamente rispetto agli altri. Quindi forse soltanto il microcitone ha una velocità di crescita veramente estremamente rapida.
In linea generale, ovviamente. Dottore, per quanto riguarda invece l'era Covid, ormai ne abbiamo sentite di ogni in questo periodo, purtroppo per fortuna. La vaccinazione che ormai è in buona parte iniziata, siamo non a caso alla seconda fase, ci sono diversi tipi di vaccini, Tachi, AstraZeneca, Pfizer e così via, per i pazienti oncologici. Quanto è consigliata questa vaccinazione, ma soprattutto esistono delle tipologie di vaccini più adatte per questi pazienti? Allora, la vaccinazione i pazienti oncologici sono pazienti considerati fragili, perché sono pazienti che hanno, soprattutto i pazienti di ematologia oncologica, sono pazienti che hanno tumori che interessano direttamente il sistema immunitario, quindi non hanno difese immunitarie per il tumore e d'altro canto non hanno difese immunitarie per le terapie che fanno. Quindi chiaramente di fronte a un organismo che è incapace di difendersi da un'aggressione virale, il rischio che il virus possa creare dei danni a questo tipo di organismo e rimanere e giacere all'interno di questo organismo senza essere eliminato diventa molto alto. E d'altronde questo lo sappiamo per tutti i pazienti oncologici, non solo quelli ematologici, ma anche affetti da altri tipi di tumori solidi. Ora, il problema, quindi l'indicazione è sicuramente quella alla vaccinazione e ci si è arrivati, oramai si stanno stilando delle linee guida delle varie società scientifiche, delle linee guida con dei consigli per vaccinare i pazienti. Il grosso problema è che talora in alcuni casi la vaccinazione potrebbe non funzionare, proprio perché se nei pazienti, non tanto dei tumori solidi, ma nei pazienti che hanno i tumori ematologici. Perché se per esempio un paziente è affetto da un linfoma e noi stiamo utilizzando quindi una neoplasia delle cellule che producono gli anticorpi, e noi stiamo utilizzando dei farmaci fortemente immunosoppressivi perché dobbiamo distruggere quelle cellule che sono alterate, che producono gli anticorpi, la probabilità che questo paziente sviluppi degli anticorpi contro il virus è estremamente bassa, perché durante la fase del trattamento. Poi ovviamente, finito il trattamento, il paziente recupera la sua capacità immunologica e quindi diventa un'altra volta in grado di poter produrre gli anticorpi contro i virus e contro batteri, eccetera, eccetera. Quindi, mentre è facile scegliere la vaccinazione, il tempo ideale per la vaccinazione nei pazienti che ancora non hanno cominciato il trattamento, ovviamente si vaccinano, è preferibile vaccinarli subito, quanto prima questi pazienti, mentre stiamo aspettando il risultato delle analisi, bla bla bla, in modo che così diamo il tempo a poter produrre una quota di anticorpi e prima che interveniamo con dei farmaci che sono immunosoppressori. O al contrario, i pazienti che hanno terminato il loro percorso di cura, chiaramente sono pazienti che per quanto hanno una riduzione del proprio sistema immunitario, però sono più passa il tempo dall'ultimo rispondere in maniera ottimale al vaccino. Il grosso problema che si sono poste tutte le società scientifiche sono i pazienti in corso di trattamento e la decisione in maniera più o meno generale che è stata presa a inizio dall'Inghilterra, il sistema NICE inglese ha preso questo tipo di decisioni tra i primi, seguito dagli americani e ovviamente dalle altre poi società scientifiche anche europee, di procedere comunque alla vaccinazione cercando di far cadere il vaccino il più lontano possibile dalla somministrazione dei chemioterapici, avvertendo però i pazienti e i familiari che il vaccino potrebbe non avere una efficacia del tutto, oppure potrebbe essere parzialmente efficace, quindi ridurre la produzione di anticorpi che vengono fatti. Purtroppo non c'è un precedente di questa storia, quindi ci troviamo a doverlo studiare ora in corso d'opera, perché non esistono dati precedenti. Lei ha menzionato le linee guida per i pazienti oncologici e quindi il riferimento a questi pazienti come pazienti fragili. Dottore,
Da questo punto di vista, non era che nessuno immaginava di poter vivere. Con quale velocità è stato possibile creare delle linee guida per questi pazienti con Covid o senza Covid? Con che velocità abbiamo dovuto fare di necessità virtù, nel senso che l'unica cosa che ovviamente era un dogma per tutte le società scientifiche era che il paziente oncologico non poteva interrompere il trattamento. Laddove in alcuni casi che venivano veramente valutati singolarmente si poteva pensare a un ritardo nella somministrazione se coesisteva l'infezione da SARS-CoV-2 o in alternativa la sospensione del trattamento, veramente si navigava a vista caso su caso. Perché in linea generale il paziente oncologico non può interrompere il trattamento, mentre l'infezione da SARS-CoV-2 ha una mortalità sicuramente più elevata nei pazienti fragili, ma il tumore ha una mortalità del 100% se noi interrompiamo il trattamento, quindi diventa. Ecco. E devo dire che purtroppo c'è stato anche un ritardo nella diagnosi a volte dei casi. Quindi all'esordio, proprio per la paura da parte dei pazienti di venire in ospedale, mentre prima venivano in ospedale immediatamente alla comparsa di qualsivoglia sintomo un po' anomalo, in questo ultimo anno purtroppo abbiamo visto che diventavano più frequenti le diagnosi tardive, in quanto i pazienti venivano più tardi in ospedale. Quasi singolarmente venivano valutati i casi per procedere al trattamento, ma il dogma generale era di rimanere il più possibile attinenti a quelli che erano i protocolli noti, come d'altronde si è in passato fatto lo stesso, per esempio, con l'HIV. Una volta sicuramente ci sta una maggiore morbidità e anche purtroppo mortalità del paziente che si trova in questo tipo di percorso terapeutico e si aggrava con l'infezione da SARS-CoV-2, ma veramente non c'è un'alternativa. Quanto è stato importante il supporto dell'AIL in questo periodo, anche per coadiuvare voi esperti? Allora, noi abbiamo tradizionalmente un grosso supporto da parte dell'AIL, nel senso che l'AIL io in parte l'ho trovato, in parte si è incrementato dopo che sono arrivato io a Caserta. L'AIL fornisce un supporto non solo di tipo psicologico, perché chiaramente l'AIL non è una società medica, quindi chiaramente un volontariato con varie professionalità, per cui mette a disposizione delle risorse, costituisce appunto il terzo settore. Io penso che il futuro sia sempre di più l'integrazione delle risorse pubbliche con quelle del terzo settore. E mette a disposizione delle risorse e c'ha una mission particolare che è quella dell'assistenza psicosociale. Quindi sia di intervenire a supporto delle famiglie un po' più disagiate da un punto di vista economico, e sia di intervenire a supporto anche psicologico mediante degli specialisti, degli psicoterapeuti, per far affrontare al meglio le varie problematiche legate alla malattia. Tradizionalmente ha sempre fatto questo e lo ha incrementato ovviamente in corso di questa pandemia. L'importanza del supporto, devo dire, anche con interventi economici mirati su determinate persone che avevano subito nel periodo peggiore in cui avevano una diagnosi oncologica, anche un dramma economico legato al licenziamento piuttosto che non a difficoltà proprio a portare avanti la famiglia, devo dire che l'AIL è intervenuta in singoli casi, nei limiti ovviamente delle risorse che aveva a disposizione. E penso che questo sia sempre più importante del terzo settore.
Certo, diciamo che l'immagine dell'AIL a livello comune è quella di un'immagine di supporto già di per sé, ma a volte si ignora l'importanza appunto che l'AIL riveste perché vengono definiti principalmente come un gruppo di volontari, è una definizione abbastanza barbara. Ma voi arrivate ovviamente fino ad un certo punto nella cura col paziente. Da questo punto di vista volevo chiederle: come è mutato il dinamismo fra voi e i volontari dell'AIL? Dunque, qual è la reale collaborazione esistente fra voi due? Allora, con l'AIL nella figura si possono fare nomi, suppongo, la figura del dottore Picazio, che è il presidente dell'AIL di Caserta. Noi abbiamo instaurato un ottimo rapporto di collaborazione, in cui in maniera forse fin troppo schietta, io ho sempre messo davanti il dottore Picazio a quelle che erano delle necessità che, su cui l'AIL poteva interagire, coprire dei buchi, per esempio, anche dal punto di vista di alcune professionalità, prima che venissero completati e espletati i concorsi o le mobilità che hanno subito anche notevoli rallentamenti legati al problema del Covid, chiaramente, perché cioè, sono state indubbiamente delle grosse difficoltà a espletare anche questo tipo di procedure. E l'AIL è intervenuta in maniera importante con le risorse, per esempio la nostra azienda fino a primo aprile, non è un pesce di aprile, veramente, fino al primo aprile ha supportato integralmente la nostra citofluorimetrista, che è una figura indispensabile per la diagnosi delle leucemie acute, anche dei linfomi e mielomi, quindi che era letteralmente stipendiata dall'AIL, oltre che ora è ovviamente stipendiata dall'azienda perché si è completato l'iter concorsuale, però è stato possibile poter giovarsi della professionalità della dottoressa Pascariello proprio grazie al contributo dell'AIL, così come l'assistenza psicologica che ci è direttamente richiesta dai pazienti. Pazienti che sono ricoverati ci richiedono se c'è uno psicologo, perché non è così facile accettare una diagnosi di tumore, soprattutto quando anche attorno ci stanno una serie di altri problemi e problematiche rilevanti. E far accettare anche il discorso di una malattia che eventualmente ritorna, quindi il paziente perde un po' di fiducia, mentre appena riceve la diagnosi è molto motivato, fargli capire che ci sono concrete possibilità, perché ovviamente noi non prendiamo mai in giro il paziente, diciamo sempre le cose come stanno, però dare forza di credibilità di fronte a una prima sconfitta chiaramente non è sempre facile come condizione. E questo sicuramente è intervenuto in maniera significativa l'AIL. E poi sull'ultimo progetto, quindi andiamo sul futuro già che stiamo facendo, che stiamo sviluppando sia con la dottoressa Annecchiarico che con il dottore Gubitosa, che sono il direttore sanitario e il direttore generale, in accordo appunto con il dottore Picazio, stiamo sviluppando un progetto di continuità assistenziale, come dicevo dall'inizio, che mi auguro parta quanto prima, in modo che ci consente di poter assistere i nostri pazienti anche al loro domicilio. Oltre a questo ci sono delle sfide che lei e a livello personale si è posto e come rappresentante poi del settore oncologico. La sfida nostra fondamentale, ovviamente, dal punto di vista professionale, è quella del trapianto. E ho già cominciato a discutere con il dottore Picazio che dice che io poi divento troppo esigente. Ho già cominciato a discutere con il dottore Picazio sulla possibilità di fare, come già è avvenuto in altre città, una cosiddetta casa AIL, cioè la possibilità di poter dare un tetto ai familiari dei pazienti che vengono ricoverati nell'azienda, che per dei ricoveri abbastanza lunghi, per esempio, se devono fare il trapianto. Questo è fondamentale perché
Non sempre si hanno le risorse economiche, la disponibilità di poter affrontare di stare in una città come Caserta, se si viene dall'Interland piuttosto che dall'altro. Non dimentichiamo che la provincia di Caserta, che conta 1 milione di circa di abitanti, è abbastanza vasta. Quindi non è pensabile se c'è un giovane ricoverato che deve fare una procedura trapiantologica, non è pensabile che tutta la famiglia debba, o quantomeno i più stretti, i parenti più stretti, i genitori debbano stare in albergo per periodi lunghi. Si aggiunge anche un danno economico considerevole che non tutti possono permettersi. E questo già in altre realtà, come dicevo, l'AIL è già intervenuta creando queste case AIL proprio per dare un tetto ai familiari. Dottore, io la ringrazio perché effettivamente siamo partiti da un tema per poi giungere anche all'aspetto psicologico che viene sempre messo da parte, soprattutto perché quando si parla di patologie così importanti che a volte si ignorano, si danno per scontato anche alcuni aspetti. Non posso permettere di interrompere, l'aspetto psicologico nella lotta ai tumori è fondamentale, perché come io dico in genere a tutti quanti i miei pazienti, ognuno di noi riveste un proprio ruolo e il paziente deve avere il ruolo di affrontare la malattia. Se butta la spugna a metà del percorso e si è preso solamente gli effetti collaterali e nessun beneficio reale. Quindi dobbiamo in tutti i modi cercare di evitare che butti la spugna e questo comporta un grosso impegno psicologico da parte del paziente e quindi va supportato. Sì, anche perché personalmente ho assistito ad alti e bassi dei pazienti come figura di supporto, come amica, e se il paziente in realtà non lotta, in quel momento io non saprei come comportarmi per dare il supporto necessario. Non solo, ma figure che devono intercettare il malessere prima che si manifesti. Quindi noi abbiamo l'abitudine di far fare dei colloqui ai nostri pazienti, proprio per cercare di, con lo psicologo, che è una figura fornita là, è proprio per intercettare prima che si manifesti il disagio in modo da intervenire, perché non sempre quando si è manifestato il disagio poi l'intervento ha successo. Perché talora l'ipocondria diventa marcata, il paziente ha un rifiuto netto e tenga presente che ci sono tantissime cose. Noi vediamo a volte pazienti che prima, solamente quando salgono nell'ascensore, già hanno una sensazione di nausea e vomito, prima, ma non legato alla terapia, è proprio un rifiuto, è una formazione di rifiuto di quelle che è tutto collegato. Anche se poi la nausea e il vomito oggi non si vedono proprio più con la chemioterapia perché vengono tutti premedicati, però il paziente ha queste reazioni a volte totalmente abnormi. Per questo c'è bisogno, insomma, di figure adatte. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie, dottor Frigeri, per aver, insomma, tentato insieme di addentrarci in questo settore, quello ematologico, che sostanzialmente, come ho detto anche in principio, è ad oggi fortemente sconosciuto. Quando si parla di linfomi, ovviamente si apre un capitolo molto importante della medicina che è in continua crescita, perché insomma le sfide che ci si pone sono molteplici. Però abbiamo visto questa sera come in realtà, attraverso lo studio, attraverso la scienza, sia possibile ridare una nuova vita a questi pazienti. Quindi io vi ringrazio, insomma, per averci seguito e spero, insomma, che insieme al dottor Frigeri siamo stati in grado di rispondere ad alcune delle domande più comuni. Come sempre vi do appuntamento alla prossima settimana e vi ringrazio per averci seguito. Buona serata. Thank you.